Magari. Ciao ragazzi, buonasera e ben ritrovati qui sul mio canale di YouTube. Bene, allora ci ritroviamo e andiamo avanti con il nostro nuovo percorso, il nostro nuovo percorso che è Anon. Anon, questa sera andiamo a fare l'esercizio numero 2. Ok, anche questa è una delle 5 lezioni interamente libera, free, gratuita, mentre dalla sesta lezione in poi ci sarà, come sempre, per chi mi segue, che conosce già il mio modus operandi, ci sarà una versione breve, abbreviata, qui libera su YouTube, mentre per i dettagli, per studiarla insieme, bisognerà andare su patreon.com o aspettare, quando sarà finito il corso, che sarà disponibile su pendrive o in download, come tutti i corsi che trovate qui sotto nella descrizione. Ok ragazzi? Bene, per chi mi vede la prima volta, entrate nel mio canale, ci sono centinaia di video con tanti corsi, corso del Bayer, Cesi Marciano, poi un metodo Gennari, un metodo che ho fatto io, poi c'è il corso di armonia e accordi, insomma c'è veramente da navigare e da divertirsi. Bene, bando alle ciance, andiamo a fare il nostro esercizio numero 2 dell'Anon. Sigla! Ragazzi, bene, allora come abbiamo fatto l'altra volta, andiamo a farlo subito a mani unite come deve essere eseguito, dopodiché lo studiamo e vediamo insieme soprattutto le dita, i passaggi delle dita che sono la cosa più importante. Andiamo a metronomo minimo, quindi 60, abbiamo visto l'altra volta che il metronomo può andare da minimo di 60 a un massimo di 108, 108 è il virtuosismo massimo, però per studiarlo logicamente andiamo alla velocità più bassa, va bene? Pronti? Quindi a mani unite l'esercizio come deve venire, quindi c'è questo crescendo che si arriva fino a questo si, si parte da questo do e si arriva a questo si, per poi c'è la discesa, quindi crescendo e discendendo come abbiamo visto l'altra volta, termine giusto era discendendo, giusto, esatto, crescendo e discendendo. Allora andiamo a vedere quello che poi è la vera e propria posizione delle mani, che con la destra c'è questo salto, il primo salto di terza che si fa col primo secondo, mentre con la sinistra andiamo a farlo col primo terzo in sostanza. Quindi vediamo che la mano destra parte da questo do, ok, quindi siamo nell'ottava bassa come l'altra volta, esatto, uguale, identico, non cambia assolutamente nulla, e andiamo a vedere con il primo, secondo, quinto sul La, vedete? C'è questo passaggio, si va dalla dominante, terza e sesta, quindi l'arpeggio. Vedete, poi si passa al Re e via via crescendo, quindi Do, Mi col secondo, La col quinto, quarto, terzo, quarto, secondo, terzo, secondo, e abbiamo già il pollice sul Re. Salto di terza, ok,
siamo sul Si, attenzione che c'è subito il discendendo poi. Vedete che usiamo sempre il primo secondo, sia nel crescere che nel discendere, ok? Rivediamo partendo dal La. Via. Allora vediamo bene il passaggio, vedete l'ultimo passaggio è questo, dove andiamo a fare questo Si, Re, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Sol, Re, Si, Do, Re, Do, Re, Mi, Fa, Do, La, Si, Do, Re e via via. Questo La, Mi, Do, Re, Mi, Re, Mi, Fa, Do. Vedete che l'ultimo parte dal La, La, Mi, Do, Re, Mi, Re, Mi, Fa, Do. Ok? Ok, vediamo. Stessa cosa con la sinistra. Con la sinistra, però, a differenza della destra, che usiamo sempre il secondo, primo secondo, sia nel crescendo che nel discendere. Vedete? Sempre secondo e primo, eh? Nel salire usiamo sia nel crescendo che nel discendendo il terzo dito. Terzo, primo. Vedete allora, primo, da quinto, terzo, primo. Vedete che poi arrivo giusto con il quinto sul Re, terzo sul Fa, pollice sul Si. Sempre il terzo, anche nel discendere, partendo da questo Sol, Re, Si, Do, Re, Do, Re, Mi, Fa, Do. Vedete, abbiamo questo passaggio primo terzo, passando praticamente dal Sol al Re, dal Fa al Do, Mi, Si, eccetera, eccetera. È sul La, La, Mi, Do, Re, Mi, Re, Mi, Fa, Do. Allora mi raccomando, facciamo una bella cosa, le mani separate, fatele, studiatele già con il metronomo a 60 sempre, eh? Quando arrivate in alto, 1, 2, vedete, cercate sempre di imparare bene la parte facendo bene prima le mani separate. Dopodiché vi rimane anche più facile andare a metterlo insieme. Logicamente la prima volta che le mettete insieme fatelo anche senza metronomo, eh? Così prendete bene le misure anche
delle mani sul pianoforte, perché qui c'è questo allargamento delle mani e con questo passaggio che, anche se sembra semplice, ma quando lo fate in maniera ripetitiva, l'errore è sempre dietro l'angolo, è molto facile cadere dentro nell'errore. Una volta che li avete fatti bene senza metronomo, allora a questo punto lo fate partire con il metronomo e andiamo a farlo ancora una volta col metronomo. Pronti? Fatto quindi un'altra volta, lo so ragazzi, ci sarà da ripeterlo tante volte, anch'io, cioè non pensate che io sia il genio, cioè prima di mettermi a fare il tutorial alla lezione mi sono messo qui anch'io a ristudiarlo ancora. Calcolate che è un metodo che io ho studiato tantissimi anni fa, quindi avevo, come ho detto l'altra volta, credo 17 anni, quindi stiamo parlando di 48 anni fa, quindi lo vado a riprendere per fare questi tutorial, per fare tutto il corso, però anch'io devo mettermi lì un attimino prima di iniziare le riprese e ripassarmelo ancora, studiarmelo, rivedere un attimino la mia tecnica con le mie mani che mi stanno un po' abbandonando tra gli acciacchi dell'età, insomma ragazzi, poi dopo una vita che suoni le tastiere tutti i giorni, insomma, le mani cominciano anche un po' a risentirle, ma è normale, insomma, siamo destinati ad avere un fisico che si deteriora col tempo, non c'è niente da fare. Va bene ragazzi, dai, detto questo, mettetevi qui con calma, studiate bene prima le mani separate come vi ho fatto vedere, prima senza metronomo, poi col metronomo, poi mettete insieme le mani con senza metronomo e poi dopo col metronomo piano piano. Se poi riuscite a portare a velocità più elevata di 60, giustamente quello è il virtuosismo reale. Io le lezioni le faccio alla velocità minima in maniera tale che riuscite a capire bene come devono essere fatte. Bene ragazzi, detto questo, io colgo l'occasione, vi do appuntamento settimana prossima e vi saluto con il mio solito e consueto. Bye bye.